Quando si taglia la legna, è inevitabile che le schegge schizzino. La felicità non dipende dalle cose esterne, ma dal modo in cui le vediamo. Amare per tutta la vita una donna o un uomo è come sostenere che una candela resterà accesa tutta la vita. Ho bisogno di movimento fisico, altrimenti il mio carattere si guasta. Non v'è grandezza dove non vi sono semplicità, bontà e verità. Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Il vero amore comporta sempre la rinuncia alla propria comodità personale. Femmine, siete voi che tenete in mano la salvezza del mondo. Ogni istruzione seria s'acquista con la vita, non con la scuola. Molte persone hanno delle idee su come gli altri dovrebbero cambiare. Poche persone hanno delle idee su come dovrebbero cambiare esse stesse. Tutto ciò di cui hai vissuto e vivi, è menzogna, inganno, che ti nasconde la vita e la morte. Il carattere delle persone non si rivela mai così chiaramente come nel gioco. Capì che, non solo ella gli era vicina, ma che ora non sapeva più dove finiva lei e dove cominciava lui. Il mio peccato principale è il dubbio. Io dubito di tutto e mi trovo sempre nel dubbio. Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a suo modo. Non c'è grandezza dove non v'è semplicità. L'arte è uno dei mezzi che uniscono gli uomini. Moriamo soltanto quando non riusciamo a mettere radice negli altri. Nulla è tanto necessario a un giovane quanto la compagnia delle donne intelligenti. Invece di dare al popolo sacerdoti, soldati e maestri, sarebbe opportuno sapere se non stia morendo di fame. Non c'è nulla di più forte di quei due combattenti là, tempo e pazienza. Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo. Tutte le idee che hanno enormi conseguenze sono sempre idee semplici.
Si può fare una grande malvagità, ma un'opera buona non si può farla altro che piccola. L'arte non è un manufatto, è la trasmissione delle sensazioni che l'artista ha sperimentato. La malinconia, il desiderio di avere desideri. Di tutte le scienze che l'uomo deve e può apprendere, la principale è la scienza di vivere, in modo da fare il minor male e il maggior bene possibili. Se tutti andassero in guerra solo in base alle proprie convinzioni, le guerre non ci sarebbero più. La schiavitù della donna consiste soltanto in ciò che gli uomini desiderano e credono onesto usare di lei come strumento di piacere. Il segreto della felicità non è di far sempre ciò che si vuole, ma di voler sempre ciò che si fa. Per gli storici, i principi e i generali sono dei geni, per i soldati sono sempre dei vigliacchi. Vivere in contraddizione con la propria ragione è la morale più intollerabile. Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi, battersi, sbagliare, ricominciare da capo e buttare via tutto, e di nuovo ricominciare e lottare e perdere eternamente. La calma è la vigliaccheria dell'anima. Quanto maggiore appare la necessità, tanto minore appare la libertà. E viceversa. Togli il sangue dalle vene e versaci dell'acqua al suo posto, allora sì che non ci saranno più guerre. Lasciamo che i morti seppelliscano i morti, ma fin quando si è vivi, bisogna vivere ed essere felici. Le persone forti sono sempre semplici. Tu sei quel che tu chiami la tua vita, tu sei un temporaneo, casuale concatenamento di particelle. Per essere felici bisogna credere anzitutto nella possibilità di esserlo. Io adesso ci credo. Senza fretta, ma senza tregua. Una donna si fida sempre di quell'uomo che non ha paura di essere debole accanto a lei. Vi è un solo modo per essere felici, vivere per gli altri. Dall'uccidere gli animali all'uccidere gli uomini il passo è piccolo. La verità deve prevalere senza violenza. Lo scopo della vita è di impregnare tutti i suoi aspetti con l'amore.